Presidente, non è vero, abituatevi alla novità. No, buongiorno, non è vero perché non è ex presidente. Ma non è che presidente il fatto che lo possa essere o meno. Non sono nessuno, no, Ulisse nessuno. Presidente, le resta solo da commissariare la provincia di Catania. Lo farò presto, mio caro, l'accontenterò immediatamente. Ha già un nome? Non ho idea, ma si è dimesso il presidente, non lo so. Si dimette stasera, ha detto. Non interessa nulla. Presidente, ci commette. Da cittadino semplice di seguire il mio processo, accanto ai miei avvocati, i quali decidono quello che devo fare, ma lo dicono prima, non dopo. Vedete come sono tranquillo. Presidente, un commento sulle votazioni. Chiedetelo ai responsabili e agli eletti. C'era uno che si chiama come me, del quale mi fido, quindi avete. E un augurio glielo fa a Toti? Un messaggio. Di essere prudente, di lavorare tanto, di, come dire, di essere all'altezza della fiducia che la gente ha avuto in lui. Non è facile, è il mestiere più brutto che ci sia oggi in Italia, in Sicilia in maniera particolare. È difficile governare senza maggioranza, che succederà? Non lo so, io credo che si determineranno maggioranze sulle cose, credo che ci saranno ampie convergenze. Il centrodestra un po' si è seccato per i voti passati a crocette, vero o no? Non si poteva seccare perché non esistono questi voti, noi abbiamo sostenuto Miccichè lealmente fino in fondo, sempre, e abbiamo spiegato perché era importante votarlo. Quindi il centrodestra ha determinato l'insuccesso di Musumeci nel momento in cui si è determinata la spaccatura con Miccichè e con chi lo ha seguito. Grazie. Parliamo dentro dall'altro, scusate.